Benvenuti su Virtual Radio. Avete partecipato alla manifestazione e siete qui per il DVD elettronico o il DVD tradizionale dell'evento. Attenzione, il download del DVD elettronico non funziona con la fornitura internet a tempo limitato o con l'uso della chiavetta, ma solo con la fornitura a rete fissa. Fondamentale è usare questo servizio senza far eseguire al vostro computer altre operazioni, quindi possibilmente durante la notte o in momenti di fermo. Chiaramente non spegnete il computer o non fate nulla che possa interrompere il download. Bene, vediamo come si procede. Il sito apre sulla pagina principale e andiamo a cliccare su eventi. Su questa pagina abbiamo in ordine cronologico tutti gli eventi da noi documentati. In questo caso ne abbiamo portato solo uno in fase dimostrativa. Per poter fare il download di questo file dobbiamo cliccare su donazione. Nella pagina donazioni possiamo controllare quello che volevamo, quindi tutti i dati del nostro articolo. Ci spostiamo sulla destra, dove possiamo scegliere il metodo di pagamento. Ad esempio, in questo riquadro, se avete un conto PayPal, inserite il vostro indirizzo di posta elettronica e la password PayPal e quindi cliccate su Accedi. Se non hai un conto PayPal, ma avete una prepagata o la vostra carta di credito, potete operare su questo pannello. Il nostro consiglio è quello di andare in posta e farsi rilasciare una postpay prepagata. A questo punto, dovreste avere questa videata davanti a voi. Se così non fosse, aprite la tendina cliccando sul triangolino. Come potete osservare, avete la possibilità di scegliere spostando il punto nel cerchio in corrispondenza della nostra CAP, che in questo caso è una postpay. Non ci resta che inserire i dati che ci vengono richiesti, che sono obbligatori. I dati della card, con il numero visibile sul documento e la data di scadenza, il CV, che è un numero di 3-4 cifre, compreso gli zeri, posto dietro la CAP. Il vostro nome e cognome, intestatario della CAP, indirizzo, il CAP, la città, la provincia, che potrete scegliere col menu a tendina, cliccando sul triangolino. Telefono e mail, ricontrollate i dati e cliccate su Rivedi e continua. Ancora un'altra pagina di controllo, nella quale andiamo a fare il pagamento con clicca e paga adesso. Bene, la conferma di pagamento e il link da cliccare per il download verrà spedito con l'email e l'indirizzo che avete inserito nei dati, quindi non ci resta altro che andare a controllare la posta elettronica.